Amici del canale Vettorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Per una volta parliamo di un singolo e non di un album, ma più che un singolo in realtà è una delle suite più belle che abbia mai ascoltato in questo 2021 e che la fa issare clamorosamente nella mia classifica di canzoni preferite quantomeno di quest'anno. Sto parlando di Sorella Minore, non l'extended play in totale, ma bensì appunto del singolo di 25 minuti che i Teremes hanno rilasciato un po' come antipasto di quello che sarà peraltro un nuovo lavoro. Più che altro Sorella Minore è un EP di 4 canzoni, di cui poi andremo a parlare nel dettaglio. A ottobre invece uscirà un nuovo album, And the Beauty They Perceive, che invece torna un po' alla formazione di questi ultimi periodi con appunto Dean Wells alla voce. I Teremes sono più che una band prog metal, un grande progetto prog metal a diciamo uso e consumo di Dean Wells, chitarrista e fondatore della band, che da qualche tempo a questa parte è tornato anche alle vocals dopo che l'aveva fatto nei primissimi album. Poi durante appunto la carriera dei Teremes si sono succeduti tantissimi singer, vedi per esempio Nathan Peachy, vedi per esempio Beto Luca, insomma tanti cantanti diversi per album diversi che raccontavano evidentemente storie di un certo tipo. E questo Sorella Minore invece appunto è una extended play, anche se si fa un po' fatica a chiamarlo tale, di 40 minuti con 4 canzoni, di cui però la più bella in assoluto, senza se e senza ma, è il singolo che appunto porta il nome dell'EP. Sorella Minore è veramente una suite molto molto bella che mi ha coinvolto dal primo all'ultimo secondo. Non passerà di certo alla storia come una suite capolavoro dal punto di vista tecnico, ma coinvolge dal punto di vista della narrazione. È una suite lineare da certi punti di vista, che appunto va a enfatizzare vari momenti della storia narrata appunto con cambi di ritmo, sezioni più tranquille, sezioni più aggressive e anche una conclusione quasi drammatica, visto che comunque questa canzone va di fatto a continuare un singolo che già uscì in un album precedente dei Teremes, ovvero Air Halo, di cui appunto 6 anni dopo viene raccontata la seconda parte. Peraltro, a differenza del singolo originario Air Halo, dove vedeva di fatto soltanto la voce di Nathan Peachy, questo Sorella Minore è una grande collaborazione tra più esponenti, tra più cantanti, cioè già Dean Wells, e non poteva che essere altrimenti, ritorno Nathan Peachy, che dimostra ancora una volta di essere un cantante per questo genere assolutamente di livello. Le parti di Nathan sono quelle che mi hanno coinvolto di più, in particolare la prima, che dura 6 minuti, è qualcosa secondo me di incredibile. Ci sono anche l'ingresso di 2 nuovi cantanti, Jennifer Borg e Silvia Massaro, che anche loro sono dei cantanti di vari gruppi prog metal australiani e fanno anche loro la loro comparsa in questa suite di 25 minuti che è divisa in 9 capitoli e faccio fatica veramente a trovare un difetto a questa canzone. I puristi magari appunto noteranno che non c'è un punto di vista tecnico incredibile, perché di solito su canzoni così lunghe o su suite di questo tipo ci si aspetta un capolavoro della tecnica, ma è una canzone che viene appunto assecondata dalla narrazione dei vari personaggi, appunto interpretata dei vari cantanti, da Nathan Peachy allo stesso Dean Wells, per passare appunto a Jennifer Borg, che appunto interpreta la sorella di cui tanto appunto si parla in questa storia. Le mie parti preferite di questa canzone sono la prima, come ho già detto, quella che appunto alterna Nathan Peachy con qualche sfumatura di Jennifer Borg. C'è anche il capitolo quinto, che se non sbaglio si chiama Desperation, dove c'è semplicemente un grande assolo molto aggressivo con una grande prestazione di Dean Wells, che qui è molto azzeccata al contesto. Figurano ovviamente molto bene tutti gli esponenti di questa suite ed è un qualcosa che io vi consiglio assolutamente. È una suite che va a concludersi appunto in maniera drammatica nel ricordo di questa sorella, che appunto viene citata, guarda il mondo attraverso i nostri occhi stando in un posto che appunto è chiamato Halo, che verosimilmente non è un posto terreno, perché probabilmente si parla di una persona che di fatto è già arrivata al traguardo. Ripeto, non aspettatevi cose incredibili dal punto di vista tecnico, aspettatevi degli assoli molto lineari, degli assoli anche azzeccati molto al contesto di questa canzone Sorella Minore, e aspettatevi anche le caratteristiche dei cantanti proprio azzeccate anche per il ruolo che devono fare. Nathan Peachy è un ottimo narratore in questa suite, e gli altri personaggi, da Silvio Massaro alla stessa Jennifer Borg allo stesso Dean Wells, che comunque anche lui fa da seconda voce a questa storia, sono veramente registrate al punto giusto, ed è veramente difficile trovare un difetto a questa canzone, seppur appunto tecnicamente possa passare nell'anonimato, ma in realtà non dovrebbe, perché appunto quello che hanno mostrato i Teremes con la collaborazione di questi
tre singer, è veramente qualcosa di molto interessante nel panorama prog metal, e quindi vi consiglio assolutamente di ascoltare questa canzone, questa suite Sorella Minore, che appunto già di per sé rende l'EP stesso valevole di essere ascoltato, a maggior ragione questo singolo, ed è per questo che ho parlato praticamente 5 minuti di questo pezzo che ne dura 26, e mi raccomando, ascoltatelo, perché secondo me è una delle poche perle in questo genere di prog metal moderno, almeno del 2021. Dei Termes poi appunto, forse se riusciamo, parleremo del nuovo album che uscirà appunto a ottobre, And the Beauty They Perceive, ma ottobre sarà un mese campale per quanto riguarda il mio canale, perché uscirà il nuovo album di Sam Fender e uscirà soprattutto il nuovo album di Enemy Syndrome, di cui ho grandi grandi aspettative, e ovviamente a ottobre e novembre parleremo di questi due album, e poi vedremo di concludere l'anno come al solito con la chart rundown canonica del mio canale. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa suite, intanto Sorella Minore, se avete anche ascoltato tutto l'EP con le altre tre canzoni cantate soltanto da Dean Wells. Il saluto da parte di Vetorgard, ci vediamo dunque alla prossima recensione musicale. A presto ragazzi, alla prossima.